Raga, vi chiedo di ascoltare bene questo video perché sto usando il microfono, l'avevo già fatto nel video del fantacalcio, ma dato che quella serie non se ne incula nessuno, quindi vi chiedo di ascoltare bene e fatemi sapere se si sente la differenza tra i video precedenti e questo video. Finalmente, finalmente, riusciamo a riaprire questa lotta alla salvezza? Non siamo stati soltanto noi, principalmente a merito del Crotone, che ha battuto l'Empoli per 4-1, gara assurda. Raga, sono qui, quest'oggi, cominciamo la nuova settimana con questo video, voglio parlarvi della partita tra Napoli e Palermo. Ovviamente io sono un tifosissimo rosanera, come ben tutti sapete, e quindi ho deciso di cominciare questa nuova serie, possiamo dire così. Dopo ogni partita del mio Palermo vi dirò cosa ne penso della gara, dei 90 minuti, vi dirò cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto, quindi cominciamo quest'oggi con questa partita. Non l'ho mai fatto perché ho sempre pensato di tenermi queste cose per me, perché sono un ragazzo abbastanza emotivo, molto scaramantico e quindi certe cose preferisco tenermele per me. Ma dato che sto vedendo che comunque i video sul Palermo vi stanno piacendo, e la cosa mi fa comunque tantissimo piacere, voglio cominciare questa settimana con questo video, cominciando aprendo questa nuova serie. Quindi un video ogni fine partita. Mi dispiace tanto per tutti i tifosi del Napoli, perché l'hanno presa veramente male. Ok, hanno definito la mia squadra l'anticalcio perché per 90 minuti si è difesa, per 80 minuti, dato che all'inizio attaccavamo anche noi. Ed è giusto, ci può stare, però cosa pretendete? Una squadra che fino a 5 giorni fa riusciva a fare a malapena 5 passaggi, ogni tiro in porta era un gol, va al San Paolo contro una corazzata, perché il Napoli è una delle squadre più forti di questo campionato, cosa può fare? Può attaccare? Può attaccare, molti dicono, ma almeno il Pescara e il Crotone attaccano. Ma ci sta, ogni allenatore usa il suo metodo. Però, io vi dico, il Pescara, con tutto il rispetto per i tifosi del Pescara, il Pescara ogni volta vuole provare a fare la partita. Ci sta come idea, però devi sapere che la tua squadra non ha ancora vinto neanche una partita ufficiale in campionato. Arriverà la vittoria prima o poi, spero, per loro. Però, non è che giocando bene si vince. Cioè, molte squadre col catenaccio, difendendosi anche per 90 minuti, ci ha vinto la Champions League. Segniamo un gol e poi tutti in difesa. Non significa essere l'anticalcio, significa usare e lottare per quella cosa che ti interessa. Se tu stai lottando per la salvezza e vai in casa del Napoli che è obbligato a vincere, quando nel pomeriggio il giorno precedente hanno praticamente perso la Roma, ha perso il Milan, la Juve ha vinto, l'Inter ha vinto, quindi devi vincere per forza per riagganciare la Juve, per avvicinarti il più possibile alla Juve. Una squadra come il Palermo che deve andare a fare una partita del genere, quando ha appena cambiato allenatore, Diego Lopez, che porterà fortuna? Chi lo sa, però nel frattempo ha dato una piccola scossa alla squadra. Perché il Palermo, come ben sapete, per chi segue il campionato non è soltanto tifoso rosanero, molte volte quando andava in vantaggio, poi le partite le perdeva, anche per 4-1, è successo tantissime volte quest'anno di andare in vantaggio e poi ciao! Ieri sera il Napoli ha fatto la partita, ma come giusto che sia, ha attaccato per 90 minuti, però per me in quella partita non c'è soltanto un demerito dell'anticalcio del Palermo, non so come dirvelo, ma per me la partita l'ha sbagliata di impostare Sarri, ok? Perché tu sai che stai giocando contro una squadra penultima, terzultima, comunque in fondo alla classifica, che non vince mai in casa, soprattutto comunque è molto in difficoltà, è appena cambiato allenatore. Tu non puoi pretendere di fare sempre lo stesso gioco, cioè cambi di gioco, poi cross su Callejon, Pezzella che lo copre, Pezzella è un classe 97 al suo primo anno ufficiale in Serie A, anche se non sbaglio forse è esordito anche lo scorso anno, comunque quest'anno sta giocando molte volte titolare, Pezzella è un giocatore tifoso del Napoli, napoletano però nel nostro settore giovanile. Pezzella contro Callejon, sempre solita azione, cambio di gioco, Insigne, cambio di gioco o Hamsik per Callejon, tiro, se posa Pezzella prendeva bene, altrimenti arrivava qualcun altro. Io non sto qui criticando il Napoli, però invece di insultare la mia squadra, perché mi sono arrivati davvero degli insulti bruttissimi, ma senza senso secondo me, perché poi soprattutto per come sono fatto io, che sono una persona abbastanza sportiva, molto sportiva, e non mi permetterei mai di insultare un'altra squadra, quindi ste cose evitiamole, ok? Perché sentirmi dire, siete l'anticalcio, fate schifo, avete parcheggiato, ci sta, è giustissimo, chi non lo farebbe? Mettetevi al contrario, il Napoli, terz'ultima in classifica, contro il Palermo, prima in classifica, fantascienza,
lo è stato anni fa. Comunque, il Napoli, se vuole strappare un punto, dato che deve salvarsi, cosa fa? Prova a segnare, poi se ci va bene ci chiudiamo. Abbiamo una squadra non adatta alla Serie A. Per l'amor di Dio, io sono consapevole di questa cosa e lo sarò sempre. Però hanno lottato per 90 minuti, arroccandosi in difesa. Ma hanno lottato per 90 minuti, non c'è niente da dire. Hanno corso per 90 minuti, impegnandosi e provando a strappare un punto al Napoli. Vi ricordo che se Posavec, dopo aver fatto mille miracoli, non si ci può dire nulla a Posavec, perché io, come ho scritto sul mio stato di Facebook, è stato croce e delizia di questo Palermo. Lo è da inizio stagione, perché alterna delle parate strepitose a degli erroracci come quello di ieri sera. Io ripeto, se Posavec non faceva quella papera colossale, magari il Palermo strappava i tre punti. Poi cosa succedeva? Cosa dovevo sentirmi dire? Fate schifo, siete delle merde. Che senso ha? Quale senso ha? È una partita nata così. Se il Napoli segnava il 2-1, cosa succedeva? Dai, voglio sapere. Se il Napoli all'ultimo secondo Insigne, invece di non prenderla bene, la prende e la mette in rete, tutto normale. Ah, il Napoli, grande prova del Napoli, 57 tiri in porta, però dopo un grandissimo Posavec è riuscito a vincere. Non è soltanto l'anticalcio, è un modo per... Io non critico le altre squadre, non critico neanche il Napoli. Ho provato a dare la mia idea per spiegare come ha fatto il Napoli a non vincere contro il Palermo, contro il mio Palermo. Quindi sono una persona abbastanza obiettiva, provo a capire anche gli errori delle altre squadre. Non posso rimproverare nulla ai miei giocatori, nulla. Posavec superlativo, l'erroraccio ci può stare. È un ragazzo di 20 anni, al suo primo anno da titolare in A, l'anno scorso anno aveva fatto soltanto una partita, se non sbaglio, contro il Bologna, o forse due, però come faccio a prendermela con lui? Dopo che ha fatto almeno 9 parate decisive, ma non le fa soltanto contro il Napoli, perché adesso mi hanno attaccato i tifosi del Napoli, perché Posavec, cioè, l'hanno insultato, o lo avete, magari c'è anche qualcuno di voi che l'ha insultato, sul suo profilo Instagram, dicendogli figlio di puttana, devi morire, oh, oh, ma dove cazzo siamo arrivati? Ma che senso ha? È un portiere, è ovvio che dipende, vuoi che tolga le mani ogni volta che tirate, non l'ho capito. Cioè, non ha senso. Quindi non rimprovero nulla alla mia squadra, non rimprovero nulla al mio nuovo allenatore, che mi piace la sua idea di calcio, no, quella non è un'idea di calcio, cioè intendo, mi piace quello che ha detto in conferenza stampa, mi piace come si sta approcciando ai giocatori, perché gli sta dicendo di, se dobbiamo retrocedere, retrocediamo con dignità, impegnandoci, dando l'anima e sudando la maglia per tutti i 90 minuti. E sono sincero, se facciamo così, da adesso, fino a fine campionato, che sarà retrocessione o rimarremo in Serie A, per me va benissimo così, è già una conquista, perché l'importante per una squadra che lotta per non retrocedere, che ormai è quasi spazzata, anche se diciamo che può essere scattata una scintilla dopo questa partita, chi lo sa. Comunque l'importante è quello, lottare fino alla fine. E non prendetevela con noi, perché una squadra che, come il Palermo, se aveva l'idea davvero di andare a Napoli e fare la partita, ne avrebbe presi 4 di gol, non soltanto uno, 4. E la difesa è stata monumentale. Vi ricordo che comunque non è che giocavano i non titolari, Mertens, Insigne, Caihon, a parte in difesa Maximovic, Koulibaly, che secondo me non si dovrebbe mai cambiare, perché Koulibaly adesso, quando tornerà alla Coppa d'Africa, secondo me la difesa del Napoli si sistemerà un'altra volta. Comunque il Napoli aveva una squadra titolare in campo, non è vero che pensava già al Real Madrid, aveva la squadra titolare e doveva vincere. Se non ha vinto, non prendetevela con noi, ma con i vostri giocatori e con il vostro allenatore. Evitate di insultare me, la mia squadra e soprattutto i poveri giovani giocatori che ha il Palermo. Cosa cazzo c'entra Posavec? Anzi, ringraziatelo, perché un punto almeno siete riusciti a farlo grazie alla sua paperaccia. Però raga, voglio concludere questo video dicendovi che sono molto contento, perché il Palermo è riuscito a strappare un punto al Napoli, in casa del Napoli, dopo una serie di risultati non positivi. Purtroppo adesso in casa arriveranno Crotone, poi Atalanta, quindi abbiamo due opportunità per riaprire ancora di più la lotta salvezza. Io auguro a Crotone e Pescara, non soltanto al mio Palermo, di riprendersi, perché magari tra 4-5 giornate saremo tutte lì, quasi a 20 punti, a lottare con altre squadre ancora, perché il campionato non è mai finito. Fin quando non c'è la matematica, non è mai finito nulla. Quindi continuiamo tutte a lottare. Mi dispiace ancora per il Napoli, perché era una partita molto importante per loro, più che altro mi dispiace per voi tifosi napoletani, però questo è il gioco del calcio. Ok, continuate a scrivere anche qui sotto che saremo l'anticalcio, ma raga, ci può stare tranquillamente. Chi è davvero uno sportivo e chi pensa veramente al calcio sa che una squadra come il Palermo non può pensare di andare a Napoli a fare la partita.
giustamente. Quindi, ok, potevamo attaccare un po' di più, ma con certi elementi che abbiamo in squadra, ok? Come si può pretendere di fare una partita soltanto d'attacco contro il Napoli? Quindi, gol fatto, non è stata colpa nostra se abbiamo segnato, e se poi ci siamo arroccati in difesa, è giusto che sia andata così. Quindi, punto d'oro strappato in casa del Napoli. Scrivete quello che volete qui sotto, io ho dato la mia idea di questa partita. Sono, per me, i migliori in campo sono stati Posavec, Goldenighe e Gonzalez in difesa, pazzeschi. Pezzella sembrava un altro, Rispoli solito avanti e indietro per mille volte, Iaia lo ha fatto molta linea a centrocampo, Bruno Henrique ha giocato bene, Čočev ha dato l'anima e anche il sangue dato che si è distrutto il sopracciglio, l'unico che non ha giocato tanto bene è stato Traicosa. Anche Quaison non mi ha particolarmente colpito, ma Quaison, se non sbaglio, sta per andarsene al Mainz in Germania. E Nestorowski è il solito lottatore, segna e poi per 90 minuti corre e si impegna e suda la maglia. Sono contentissimo dell'approccio che ha avuto Lopez, è vero che ha avuto soltanto 2 giorni per preparare la partita, ma forse è riuscito a far scattare la scintilla alla testa dei giocatori, perché lottando forse alla fine potremo uscirne vincitori da questa lotta a retrocessione, ma serve soltanto tanta costanza, meno errori possibili e soprattutto impegno e impegno. Ah, Zamparini, se vuoi comprarci qualcuno invece di venderci metà squadra, se hai tempo e hai qualche soldino, dato che ti sono entrati soltanto tipo quasi 3 milioni tra Quaison e Ilemark, intendo quelli che ti stanno dando subito perché gli altri sono rateizzati, se hai voglia con 3 milioncini io qualche pensierino per qualche giocatore lo farei, perché ieri al San Paolo ci siamo presentati soltanto con 3 centrocampisti convocati. E in quanti hanno giocato? In 3: Čočev, Iaialo e Bruno Henrique. Quindi, se vuoi darci una mano anche tu, se ci credi veramente alla salvezza, come dicono in generale, che credi alla salvezza, impegnati e compraci almeno 3 giocatori, se ce la fai, manca poco, dai che puoi farcela. Raga, il video è finito, vi chiedo di lasciare un bel pollice in su, provate a raggiungere i 2000 mi piace se volete questa serie sul canale il più possibile, cioè intendo se volete che io ogni partita, ogni fine partita vi faccio un resoconto di quello che penso. Sono ancora orgoglioso dei miei ragazzi perché si stanno impegnando e ci stanno provando e spero che continuino a far così. Lasciatemi un commento con la vostra idea su questa partita e fatemi sapere anche cosa ne pensate ovviamente di questa nuova serie. In descrizione trovate tutti i miei social, seguitemi su Instagram se volete essere salutati in un prossimo video. Adesso tutto, non dimenticate di condividere il video e di iscrivervi al canale, mi mando un abbraccio enorme, forza Palermo, e noi ci vediamo più tardi con un prossimo video perché torneranno FM e penso anche la carriera.